A pochi passi da Piazza della Minerva c'è Piazza del Pantheon. Dove troviamo un altro obelisco egizio di granito rosa, risale all'epoca del faraone Ramses II, XIII secolo a.C., come l'obelisco di Piazza del Popolo, l'obelisco Flaminio. Le incisioni geroglifiche ricordano la parentela del faraone con il dio Sole e le opere da lui compiute in onore del dio. È alto 6 metri e 34 centimetri e con il basamento raggiunge i 14 metri e mezzo. Fu portato a Roma nel I secolo a.C. ed innalzato anch'esso nei pressi del tempio di Iside. Verso la fine del 300 fu ritrovato sotto la chiesa di Santa Maria sopra Minerva e nel 1374 venne innalzato davanti alla vicina chiesa di San Macuto, sistemato in maniera piuttosto semplice e disadorna. Così nel 1711 l'architetto Filippo Barigioni, per volere del Papa Clemente XI, lo spostò in piazza del Pantheon, a coronamento della fontana che era stata realizzata da Giacomo Della Porta alla fine del Cinquecento. A questa fontana il Barigione aggiunse anche altri elementi in pietra come delfini, rocce e stemmi pontifici.